Mito e epica. Epica classica. Iliade. Parole chiave. Epica, narrazione poetica delle gesta. Poema, opera letteraria in versi. Omero, poeta greco di incerta esistenza. Iliade, vicenda di Ilio. Similitudini, figura retorica di somiglianza. Eroe, persona con eccezionali virtù. Duello, combattimento formalizzato tra due. Pira, catasta di legna funeraria. All'Odissea ho sempre preferito l'Iliade, dove l'eroe non è però Achille, bensì Ettore. Sì, ho simpatia, come Tocqueville, per i vinti, i reietti, i Wright, purché a riscattarli intervenga, come nei personaggi di Conrad, l'individualismo. Georges-Louis Borges. Che cos'è l'epica? L'epica, dal greco parola o canto, è la narrazione poetica delle gesta di un popolo. Deriva dalle tradizioni orali degli Aedi, cantastorie. Gli elementi del poema classico. Proemio, parte introduttiva suddivisa in protasi, argomento, e invocazione alla musa. Esametri, verso tradizionale dell'epopea greca e romana, composto di 5 dattili. Eroe, protagonista dotato di sentimenti e qualità eccezionali in relazione con le divinità. Scene tipiche, momenti chiave della vicenda come il duello, le esequie funebri, eccetera. I due poemi rappresentano la prima espressione artistica scritta per tramandare la memoria del passato. L'Iliade narra alcune vicende del decimo anno della guerra di Troia, assediata e poi distrutta dagli Achei. L'Odissea narra le avventure di Ulisse per ritornare all'isola di Itaca, di cui era re, dopo la caduta di Troia. Chi era Omero? L'assenza di notizie certe sulla vita di Omero origina dalle interpretazioni a 3 interpretazioni. I poemi sono opera di un unico poeta. I poemi sono stati scritti da 2 autori diversi. I poemi sono opera di più autori in epoche diverse, poi riunite. Il linguaggio omerico. Il linguaggio è caratterizzato da uno stile elevato e sottile, detto stile formulare, con espressioni fisse di 3 tipi. Epiteti, attributi o apposizioni che indicano le qualità. Patronimici, attributi che alludono agli antenati. Similitudini, somiglianza logica o fantastica di 2 eventi o successioni di pensiero, riconoscibile da protasi, come, e da apodosi, così. La storia e il mito. L'Iliade, nei suoi 16.000 versi, narra 51 giorni di vicende attorno all'ira di Achille. La guerra ebbe inizio perché Paride rapì Elena, regina di Sparta. Quest'atto scaturiva dalla promessa di Afrodite di donargli l'amore della donna più bella del mondo per vincere una gara di bellezza tra dee. Per vendicarsi e riprendere Elena, Menelao, aiutato dal fratello Agamennone, muove guerra a Troia. Storicamente i motivi del conflitto sono economici e strategici per l'espansione. I troiani. Ettore, eroe virtuoso, viene ucciso da Achille. Priamo, anziano re di Troia. Ecuba, regina di Troia. Andromaca, moglie di Ettore e madre di Astianatte. Enea, figlio di Afrodite, scapperà con i superstiti. Paride, rapitore di Elena, scappa al duello con Menelao. Elena, donna di straordinaria bellezza. Gli Achei. Achille, eroe virtuoso,
morirà per una freccia di Paride nel tallone. Agamennone, re, capo dell'esercito acheo. Menelao, re, marito di Elena. Patroclo, compagno di Achille, ucciso da Ettore in combattimento. Ulisse, re di Itaca, astuto, con il cavallo di legno, porrà fine alla guerra. Diomede, re e coraggioso guerriero. Atena, dea offesa da Paride. La vicenda. Proemio. Invocazione alla musa, Calliope, e presentazione del tema, l'ira di Achille. La lite di Achille con Agamennone. Per fermare la pestilenza, Agamennone restituisce la schiava Crise, ma toglie Briseide ad Achille, che giura di non combattere. Il duello tra Paride e Menelao. Paride e Menelao si affrontano per terminare la guerra, ma Paride fugge per scampare alla morte. Ettore e Andromaca. Ettore fa offrire un sacrificio ad Atena e saluta moglie e figlio prima di tornare alla battaglia. Controffensiva. Diomede guida gli Achei fino alle mura, ma il giorno dopo i troiani raggiungono le navi Achee nonostante il muro che questi vi avevano costruito attorno. Patroclo. Siccome Achille non scende in battaglia, Patroclo combatte con le sue armi respingendo i troiani fino alle mura dove Ettore lo uccide. Duello tra Achille ed Ettore. Al mattino, ottenute nuove armi, Achille mette in fuga i troiani. Achille uccide Ettore e fa scempio del suo corpo. Funerali. Di notte, Priamo porta doni ad Achille, che restituisce il cadavere di Ettore, figlio di Priamo, e dà una tregua di 12 giorni per il rogo funebre. La società greca era aristocratica, maschilista e guerriera, con una struttura sociale gerarchica, re, consiglio degli aristocratici, assemblea dei guerrieri, artigiani, schiavi. L'eroe. Il mondo dell'Iliade ruota attorno alle imprese degli eroi, che racchiudono in sé aspirazioni e valori della cultura greca. Sono numerose le descrizioni delle armi, le più temibili quelle fatte in bronzo, elmo, corazza, gambiere, scudo, lancia, spada, arco. Fatti storici. L'archeologo Shilman nel 1872 individuò dalle descrizioni la collina di Hisarlik in Turchia e gli scavi trovarono una città più volte incendiata in 9 stratificazioni, dimostrando il fondamento storico delle vicende dell'Iliade. Per approfondimenti potete consultare Open Edition, Ovo Video, Roma Europa.